C'è chi crede fortemente nelle potenzialità del nostro territorio, nella voglia di realizzare un sogno, nell'investire in canavese e nel coinvolgere in giovani. L'esempio di tutto questo arriva da Lié e da un'azienda, la Iterm, che nella giornata di venerdì 24 giugno ha tagliato un primo prestigioso traguardo, festeggiandolo alla presenza di moltissimi amici, circa 600 le presenze. Era il 2012 quando due amici e soci, Massimo Truffa e Sergio Orso, hanno deciso di gettarsi in una nuova avventura. Avventura che dopo un decennio continua a evolversi e non si ferma solo in quello che è il campo della realizzazione di prodotti termotecnici, ma guarda avanti al fine di incentivare fortemente la nostra zona. Lo ha dimostrato proprio il compleanno che si è tenuto nella sede di strada provinciale Prozegna, dove, oltre ad onorare al meglio questo primo riscontro raggiunto, è andata in scena anche la premiazione di un concorso molto speciale dedicato all'arte, con tema il press fitting. Ad animare tale momento, un ospite d'eccezione, ovvero Vittorio Sgarbi, il quale oltre a far parte della giuria del concorso, che ha scelto alla fine le 5 opere che sono state premiate nell'occasione, è stato anche vero e proprio mattatore dell'uscita, tra citazioni, poesie di Guido Gozzano e disquisizioni su diversi temi attuali, a livello politico e non. Tantissimi gli amici e le autorità a tutti i livelli, gli amministratori locali, i rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine, imprenditori, ma anche dipendenti con le loro famiglie, che hanno animato un lungo pomeriggio, sfociato poi in una pericena e in una festa, che è andata avanti per alcune ore. Tanta l'emozione espressa da Truffa e da Orso al momento di salire sul palco, approntato nell'occasione per raccontare il loro cammino, i quali hanno voluto ringraziare chi ha creduto e sta credendo in loro, chi è stato e chi li è vicino attualmente in questo percorso, nonché coloro che contribuiscono quotidianamente alla crescita della Iterm. Tra gli ospiti della giornata, tra l'altro, anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che ha voluto portare i suoi saluti, visitare lo stabilimento e fare personali auguri agli imprenditori canavesani. Da citare infine Marco Succio, sindaco di Lié e padrone di casa, Patrizia Paglia, presidente dell'Unione Industriale di Ivrea Canavese, Laura Valle, vice direttrice dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e Carmine Antonio Carvelli, artista e sviluppatore del concorso, che insieme a Sgarbi hanno composto la giuria.